con le luci? E viva l'Italia, e viva Sant'Arcangelo! Con calici di stelle 2011 brindiamo all'Italia i suoi 150 anni, perché non ci dimentichiamo che siamo italiani e dobbiamo sottolineare le nostre forze. Bello questo inno completo, grazie al nostro regista Easy Sound Mirko Zanini. Avanti l'inno completo, l'inno di Mameli che ci unisce da nord a sud. E adesso nel nostro palazzo municipale questi bellissimi fuochi pirotecnici curati da Massimo Scarpato. Fantastici, facciamo un applauso tutti insieme a questa edizione fantastica di Calici di Stelle 2011, che ha visto delle grandi cantine, ha visto un grande pubblico proveniente da tutta Italia. Ringraziamo anche tutte le forze dell'ordine presenti che hanno reso più sicura la manifestazione. E le feste continuano perché ci sarà una grande sorpresa finale. Fantastico! Il comune e i portici diventano tutti illuminati di rosso, con verde, i nostri colori. E viva l'Italia! Ancora un grande applauso a tutti coloro che hanno realizzato questa bellissima manifestazione sotto il cielo di Sant'Arcangelo, due serate fantastiche. Le sorprese non sono finite oltre i fantastici fuochi, perché camminando, eccoli qua, viva, viva l'Italia, viva Sant'Arcangelo, viva la Puglia che è stata ospite su questo palcoscenico con le musiche e le danze popolari dal Salento. Fantastico questa pioggia. E ancora non vi svelo l'ultimissima sorpresa, non ve la voglio svelare, ma qualcuno già l'ha capita. Grazie a Massimo Scarpato per questa attenzione nella riuscita dei fuochi, bellissimi anche quest'anno. Non è Massimo Scarpato, è Antonio. Io direi che adesso possiamo partire con l'ultimo pezzo della serata. Naturalmente vedo che tutti avete il vostro calice, avete il vostro calice di vino, quindi dobbiamo tutti insieme innalzarlo in omaggio alla Traviata, e quindi lidiamo Simone Antoniacci. Lidiamo, lidiamo negli edifici
Anzi che la bellezza ancora verrà, fino alla fine con Calice di Stelle 2011. Cin Simone, complimenti per aver omaggiato Verdi, questa bellissima opera tratta poi con il Libiamo, che il Calice di Stelle è proprio il suo brano, sì. Bene, abbiamo iniziato con l'inno Questi Fuochi, lo concludiamo ancora con l'inno.